In the lonely streets, are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.

Sapete, ho trovato una puntata di S.S. 70 che c'era sfuggita, quindi sappiate che stasera se la vediamo indiscutibilmente. Sì, l'ho trovata una che mi era scappata, quindi a questo punto non vedo perché non recuperare. Ma, naturalmente, prima, prima di, prima di, abbiamo tutte le altre cose da fare. Come prima cosa abbiamo il prova a non piangere. Sì, perché oggi ho, ho deciso di cambiare format. Ho deciso di cambiare format, oggi sentiremo storie deprimenti di persone che vogliono suicidarsi e io dovrò provare a non piangere. Manu, grazie per l'anno. Dave, grazie. Per... <ride> Oggi sentiremo storie tristi di persone depresse che hanno una vita inutile. Quindi stiamo parlando di una buona parte degli italiani dopo la crisi. E dovrò provare a non piangere. È così. Eh? <ride> È un nuovo tipo di format. Eh... <ride> No, vincerei troppo facile con quello, dai. Sarebbe troppo facile da vincere. Io, d'altro canto, non ho né sentimenti né emozioni né coscienza, quindi voglio dire, no, so, sono nient'altro che un involucro vuoto, pieno solamente di odio nei confronti di complotisti. Non ho, ho nient'altro. È uscito Life of, Lies of P, ma non dire cazzate, sei un bugiardo di merda. Se no, hai no, no. mentito, ora non solo mi gifti 100 sub, ma mi dai anche tua madre. Giada, grazie per i 15, Palatino. Grazie mille per i sub. Bentornale per Armate, adesso con. Controlliamo immediatamente, ma lei è un menzoniere. Lei è un menzoniere! Esce il 18, magari, pratino, magari. Esce il 18, Lise of P, quindi non... non è, non è, non è. Tu piangi solo con le tasse, sono totalmente, indissolubilmente, inossidabilmente d'accordo con lei, ragioniere. Piango le tasse, effettivamente c'è da piangere in maniera abbondante e copiosa. Lacrime che fuoriescono dai miei bulbi oculari. Allora, adesso aspettiamo che finisca il pronostico per il prova a non ridere. Naturalmente c'è oh, sì, un altro video di Daniele. Io ve lo dico. Ho deciso allora, di rimettere un altro video di Daniele perché mi sta piacendo un sacco. Andre, grazie per i 22, Partino. Grazie mille per i sub. Dura circa 14 minuti. Quindi, raga, sto cazzo, lo facciamo così lo stesso, senza stare a impazzire. Twinner non ha fatto uscire nessun video, perfetto. Twinner è pigro, non, non sta più lavorando. Ha deciso di ritirarsi, evidentemente, dal mondo di internet, ha smesso di far uscire video. Non, 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 non sta producendo più contenuti, è 5 giorni che non fa uscire più niente Giancre uh, grazie per i tre battiti, grazie di sub C'è Rat, sì c'è Rat, quello l'ho visto quello l'ho visto non è che... Nate? Nate, cosa? Cosa ha fatto uscire Nate? Ha fatto uscire qualcosa di carino? Perché non stiamo crescendo? Non non, 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 non. Il declino del gaming mm. cioè potrebbe essere carino ma Mm, perché non stiamo crescendo? perché l'economia oramai è diventata un'economia non è in grado di portare avanti sogni e speranze di giovani rampolli italici che invece che fare lavori miserevoli vorrebbero avere un futuro radioso ma a quanto pare purtroppo adesso il pronostico ci è o non ci è Lodi? ci è o non ci è il pronostico? dimmi tu dimmi, dimmi a che punto sei perché non so dove cazzo oddio dove è andato il video di eccolo qua 10 secondi, troppo odio, oh, troppo. Dobbiamo calare la tempistica. Nero drone non ha fatto uscire altri video. Ma perché cazzo mi dite persone se non sapete? Eh, allora, adesso aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo, <ride> Spesimile deve ridere, dipende, se posso evito di ridere visto che vorrei... non vorrei dare io le sub, quindi Lela grazie per i treci padri, <ride> tette lodi, non dire queste parole che io mi emoziono a quest'ora, lo sai che io mi emoziono a quest'ora se dici tette così, allora controlliamo solamente se ho preparato tutti i video in maniera appropriata e poi direi che partiamo con il prova a non ridere. Sì. Allora, vediamo un attimo. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei che ti ho perso di nuovo? I mortacci tua. Perfetto, ok. Allora, eccoci qua. Mm, mm. Le cose si vedono. Sì, va bene, posso lasciare la cam, anche lì non è un problema. Allora, pronti? Spostiamo la cam, la rimetto al suo posto. Allora, concentrazione. Pensa Equitalia, pensa Equitalia. Bella Andre. Bella? Tutto bene? Ma sì, dai. Sappi che prima di entrare in live ho aumentato il mio livello di dopamina <ride> del 250% sgrillettandomi, e sono rimasto povero faccina sorridente con lacrime. Vabbè, però almeno ti sei divertito, dai. Ciao Andre. Grazie Dopo un anno di ricerche, sono eh? riuscito ad ottenere la tessera della Satana Corporation. Oh! Ora posso accedere agli sconti nei supermercati infernali. È un po' lunga la procedura per entrare, eh. però. Andre, se prendi la deluxe di Lease of Peach, puoi giocare stasera. Eh, così sborro, però. Eh, ci penserò, grazie per Cirlioploid, grazie per i due, Pardinare 6, potrebbe essere interessante. Lava. Allora, concentrazione. Sai, sì, però dall'inizio, non da metà. Ci ho tutti. Ripendo, eh, non l'ho messa. Ci sarà Califo. che ci Ma con questo questa... non, per... non con questo atteggiamento. Mm. Cover all 9000 case bud. Scusate se Ariate. interrompo, ma up. devo dare una comunicazione importante up. ad Andre. Gelade Luxe Edition. Le paghi solo 45 € su Instant Gaming. Mmh. Grazie a 10 New bat, oh. ascolta, no, però ascolta, per favore. No, dai, cioè, non possiamo iniziare così. Perché partiamo malissimo. Malissimo. Ok, ho riso molto. Buon per te. Allora, mandami tu una maglietta. Oh no, questo l'abbiamo già visto, però. Buonasera. Ci ritroviamo insieme per pregare io in chiesa e voi a casa. Oggi è il per il e Andiamo a pregare con la via cura. e la benedizione eucaristica. Chiedendo al Signore che ci aiuti a seguirlo sulla via che lui stesso ha percorso, la via della croce Vogliamo affidare al Signore tutte le nostre sofferenze, le nostre difficoltà, i momenti difficili che stiamo avvenendo. Ma gli avendo, ammessi di proposito il filtrio non se ne accorgono. In questo momento preghiamo perché il Signore ci liberi da tutti questi mali e in modo particolare dai nostri peccati. È un genio. È un genio. Il vide. Merda che fatica, ragazzi. Definitivo. Se non ridi a questo, fidati. Non hai un'anima. PS, ciao. Ciao, Andre. Ci sarai alla Games Week di novembre? Sì. E se sì, che giorno? No. Ti ho confuso adesso, eh? Sì, di sabato. Ciao, user. Sì, questo lo conosco, no, ragazzi, non lo guardo no? neanche, lo conosco. Non mi... Questo video gira dal. Cioè, non esisteva neanche internet quando ho cominciato a girare questo video. È vero, È veramente vecchio quel video. Ma schifo. Mi spiace no user. Io difficilmente rido, ma questo mi ha fatto morire. Ok, Dark Lewis. How school today? Hello, no. I'm just a bear driving. Are you starting touch? Nope, I'm a bear. Mm -hmm. <laughs> You're in my world now! I wanna go by home. You wanna go home? Yeah. You are home in my bear cave. Aaaaaah! SUT it down! Ma è cattivissimo quest'uomo! Molto divertente! Boh, a me ha fatto ridere! Vediamo, George! Mera che fatica ragazzi. I video di Daniele sono difficilissimi, porca troia. Will Smith shoot's Anna through a keyhole. Elsa? Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Forte. In realtà stavo per ridere all'anteprima di questo video Il meglio di un giorno in pretura Che è bellissimo Se non l'avete mai visto cercatevelo e guardatevelo Che fa veramente ridere Ah così visto che ce l'ho tra i consigliati Se non li conoscete guardatevi supermercati che passione Perché fanno video molto carini One question One... Che fatica ragazzi Fai, Due tipi di fattoni Sto ridendo tantissimo, mi sta ammazzando questo bambino. È è esatto, parte. a me è quello che mi sta facendo ridere. Cioè. Your pet a Come dare gli incubi al tuo animale? Che Farmi ridere mi affascina un sacco. Cioè, significa che. No, mi ha fatto spaccare la faccia del secondo gatto. Il gatto riconosce se stesso dentro una videocamera perché si autovede e riconosce Marco, che c'è qualcosa di, di strano bandino. sopra di lui. Quindi alza la testa e guarda la padrona, capendo che c'è qualcosa che non torna. Io con Nala non lo faccio perché Nala, preso dal panico, è capace che mi squarta la faccia. Quindi io lo dico. Non è proprio l'ideale. Eh. Ma... Buonasera, buonasera, Grazie di essere stati i gatti all'università. La gente non può essere tanto stupida. Vediamo. classico scherzone! Oh! oh babe! Oh, babe! Babe! Just, just come here, quick, quick quick. Ok. I just, I just... Francesco, io ci ho provato. Uff, porca troia, che fatica, cazzo! Non guardarlo da solo. You due, For you, here are six disturbing videos that can be found on the deep web. Cioè mi ha fatto prendere il cane per niente. Un interessante bau bau. Eh no, zio, mi dispiace, io e Dani siamo un po' vecchiotti per ridere a quelle cose. Chiedo scusa, non l'ho capita. The dog said yes. Sì. You. Indra, this is you <laughs> Questo potrebbe mm. farti ridere. Mm. Tristissimo, mi sembra una sfida impossibile. Questo mm. era carino. Inizio a crederlo anch'io, Chandra. Tennis ball throat against the wall, Tennis ball throat against the wall, Tennis ball throat against the wall, Mamma Mamma Mamma, Tennis ball throat against the wall, Tennis ball throat against the wall, Tennis ball throat against the wall, Mamma 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 tennis ball throw it against the wall tennis ball throw it against the wall tennis ball throw it against the wall helps me forget about my cancer Scusate, c ho le lacrime ragazzi, scusate, c ho, c ho, le, ho le lacrime agli occhi, non sto scherzando.

Um, the, uh, <laughs> uh, the, um. credo sarebbe appropriato disattivare l'audio prima di tirare una bronza che è più simile all'anticiclone delle azzorre che ha una scoreggia no perché quella scoreggia sembrava ma tranquillamente l'inizio della formazione dell'uragano Katrina quindi sarebbe stato è bellissimo questa cosa, è tipo among Us delle scorregge. Adesso bisogna... Se non ci fosse la freccia sarebbe... Ma stato sai capito che lui ha fatto la mossa quella... è capito che lui ha fatto la mossa quella così... È, è la mossa che fanno tutte le persone quando devono scorreggiare senza farsi vedere. Che tipo si alzano un po', scorreggiano, poi tipo fanno... Ah! Ah! Così, però intanto si spostano per lasciare lo spazio, perché se scorreggia luto ti esplode il culo. È la prima è la regola, è un istinto biologico che noi abbiamo intrinsecamente. Se scorreggi col culo appoggiato, l'aria fa da tappo e ti esplode il culo, quindi devi, devi far uscire l'aria. Bello cercare di capire chi dei nove fosse stato. Con questo sono esploso. Questo momento se metto su sta scena. Mo yada, ma che 'n'hai atten da? Mo smetti no, non de' atten Mi viene male Tu dopo che vedi lei al primo appuntamento Dopo che per tre settimane vi siete scritti porcate al cellulare Sì, è appropriato Ha il cuore a pensare di dover pulire la macchina No, non la butto, io non la pulisco, io la butto la macchina Non so se vada contro la terza regola Ma nel caso ci ho provato Qu Qual è la terza regola? Qual è la terza regola, scusa? Terza regola, niente razzismo, xenofobia e simili eh, Allora no. non è divertente Scopriremo Se i moderatori l'hanno lasciato evidentemente va bene ho preso un Big Mac senza carne perché sono vegetariana. A proposito, vi racconto una barzelletta: un vegetariano e un vegano si lanciano giù da una rupe. Voi vedete chi è che cade per primo. Chi ha vinto? Ha vinto la società. Sì, lo so, era vecchia sta battuta, però mi è venuto in mente vedendo il big Mac vegetariano. Un McDo oggi un big Mac sans viande perché io suis vegetariana. Eccoci qua, ho comprato questo nuovo computer però senza scheda madre perché sono orfano. Me la segno, grazie mille. Questo è geniale! Oddio. Arriva anche dopo. È come quando mangi le cipolle e poi ti si ripropongono 8 ore dopo. Voglio rivederlo. Buon McDo, oggi un Big Mac senza viande perché sono vegetariana. Eccoci qua, ho comprato questo nuovo computer però senza scheda madre perché sono orfano. Questo è probabilmente il video più bello che abbia visto da quando ho cominciato a fare le Try Not To Love Challenge. Cugino Omero, so che posso sempre contare su di te. Aspetto il forno. Ho tolto il caldo, ma continua a andare. Sì, si deve solo raffreddare, però in teoria va la ventola per raffreddarlo chiunque tu sia. Ultimo video per oggi ragazzi. Eri sono io ragazzi, è una fatica. 16. A me ha fatto ridere. Vediamo se come da tradizione cadrò nell'ultimo video. Non che eh, da tradizione. Oh, io, tra io per tradizione cado sempre a metà, quindi per me tradizione cado nell'ultimo video. Non ho mai riso fino ad ora in sette video. Per... Beh, no, mi, mi insegni? Però... Mi... Risparmiamo un sacco di sub. Questa frase al all'ultimo video. Per <susurra> te <susurra> <susurra> No, aspetta, è yeah. quello. Yeah. No, no. Yeah. no, cazzo, no, non questo. Yeah. Yeah. Oh. <ride> Oddio! Dai che stronzi! Ma questo no! Vabbè. vabbè, ma dai, ma non questo! Vabbè, ma questo no, dai! Ti di, dia grazie per i ciglia, <ride> Ma dai! Ma questo no! Vabbè, ma scusami, ma questo non vale! Ma che cazzo c'entra? L'avevi già visto! Perché se vedi una cosa che fa ridere, non puoi ridere, non fa ridere perché l'hai già vista! Porca puttana! No, non devi, no, non ce la pronosticare. L'odio è finito. Il video è andato. Eh, devo pagare 5 abbonamenti. Eh, è finito. Vaffanculo! Porca puttana! Che cazzo! Hello there. Che cazzo, proprio, no ragazzi ma me, io stavo già esplodendo da prima, cioè è stato difficilissimo, stavo già saltando in aria da prima raga, mi dispiace, cioè, era già da prima che mi sta stavo ridendo Hello per la, la pubblicità, cioè stavo cominciando a piangere da prima, non, non ce l'ho fatta, il bambino che vola di, di faccia per terra, cioè è stato, è stato omicidiale, cioè ragazzi, <ride> che cazzo, di porca puttana troia maledetta. Quindi l'ha fatto uscire un video. No, non l'ha fatto uscire. Allora, adesso direi che ci vediamo. Dov'è che sta? Volevo vedere Ratorix prima di. Ecco qua. C'è Ratorix Meme scolastici. Va bene, va bene. Vediamo i meme scolastici, già che è ricominciata anche la scuola, direi assolutamente appropriato. Qual è il modo migliore di ricominciare la scuola se non con dei TikTok scolastici? Io non mi ricordo più neanche che cazzo è la scuola oramai. Lo so ragazzi, lo so, vi rigiro il coltello nella piaga anch'io. <ride> POV, sei in prima elementare? <ride> Voi andate a scuola! Mentre noi lavoriamo tutto l'anno pagando una marea di tasse con due settimane di ferie e nessuno ci aiuta più perché nostra madre, ora che siamo diventati grandi, ha detto vaffanculo, fatti una vita, fallito, sfigato di merda. Bene, dicevamo scusate. E qualcuno ha iniziato. Ragazzi, lo so, vi rigiro il coltello nella piaga anch'io. <ride> POV, sei in prima elementare e qualcuno ha iniziato a vomitare a caso. Ma che schifo, non è mai successa questa cosa! Ma vi posso dire che questa cosa è verissima? Ma no, non è mai capitato, sinceramente. Sta cosa qui non mi è mai successa. A me è successo una che si è pisciata addosso. Cioè, allora. Era quella storia un po' più complessa di così. Diciamo che avevamo portato in classe degli animali. Da far vedere e una nostra, mia compagna di classe si è presa paura di una capra e si è pisciata addosso. È stato, è stato molto strano. È stato molto strano. Un po' come quando a scuola, da me all'elementare, si vede che le mozzarelle che ha andato per pranzo non erano fresche, e metà della scuola si è beccato la salmonella. Fortunatamente io non ho mangiato le mozzarelle quel giorno, grazie al cielo. Però è incredibile la quantità di malattie e problemi che i bambini diffondono. È una cosa incredibile, ragazzi. I bambini sono un ricettacolo di malattie infettive. Sono degli untori di peste bubonica. Cioè, sono, sono, sono sempre pieni di strane malattie. Eh, oh, ma quindi really non è soltanto una cosa che è capitata anche a me quando sono andato a elementari. Cioè, arrivava gente che completamente a caso si metteva a fare cose. Qua manca... Sì, ma a me non, questo non è mai... È soltanto la... Vomito, un vomito molto trasparente, però devo dire la verità. La suona che si è fisciata addosso e ve lo dico: siamo proprio perfetti. Oddio santo, questa è pessima. Piovì, il tuo professore ti ha mandato un'email nella quale dice che suo figlio è malato e gli rimangono 24 ore di vita e cancellerà la lezione alle 8 e mezza. Se io vado a scuola, tu paghi lo Stato con i soldi guadagnati con dura fatica LUL. Beh, sì, sì, direi che di sì Cioè, almeno, hai riso eh. Che cazzo è, sei internet explorer Arrivi in ritardo Non <ride> Lo so che stavi scherzando Però sì, ragazzi, sì Cioè, alle superiori magari cominci a preoccuparti Però fino a quando sei alle medie La prof li può essere saltata per aria la famiglia Morti i parenti Non c'è lezione Sti cazzi, raga, sti cazzi È un po' la stessa ragione per la quale la gente faceva picchetti scioperi a scuola Non, non ce ne fregavo un cazzo delle ragioni o dei motivi Noi volevamo solamente non fare lezioni non ce ne frega un cazzo. Facciamo piccone fuori perché protestiamo contro la legge del de fornero. Contro i gessetti colorati del. Sì, sì. Bravissimo, bravissimo. Intanto voi occupate così io non vado a scuola. È la stessa ragione per cui si faceva sciopero più o meno così. <ride> sì. Sei un po' una pessima persona, eh, tocca ammetterlo. Eravamo tutti pessime persone, dai. Però, no. regà, una vittoria è una vittoria. Non ci si può fare niente. Se posso dormire un'ora in più, dormirò un'ora in più, non me ne frega niente. Non l'eroe che volevamo, ma l'eroe del quale avevamo bisogno. Intendi il figlio che si è ammazzato. Che è morto. No, ma poraccio. Io vi abbiamo tutti quanti quell'amico. Sì, quell'amico ero io. Il problema è che io non facevo così, non lo facevo così tanto. Io ti davo le gomitate in modo che quando scrivevi facevi <ride> E di solito i miei compagni di classe o le mie compagne di classe, loro quando scrivevano io col gomito shbam, E loro <ride> E loro <"Ma> E <ride> loro sì 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 ero io quello che faceva i ghirigori sui quaderni altrui prendevo i quaderni altrui e, tipo ci scrivevo sopra culo allora, o ci facevo dei cazzi disegnavo dei cazzi giganteschi urano grazie per i due Valentino quando le mie compagne di classe andavano giù a fare ricreazione io salivo aprivo i loro quaderni e disegnavo dei peni enormi su tutte le pagine ma così per, per divertimento no? allora quell'amico sono io in questo caso poi c'è stata una volta che ho bullizzato un mio compagno di classe praticamente io gli, io gli, io gli, gli prendevo ma anche così, ma anche a caso durante la lezione, tanto il prof non so perché era incognito, io gli prendevo l'astuccio, mettevo una penna su un banco, un'altra penna su un altro banco una gomma su un banco, una matita su un altro banco e spargevo tutto quello che aveva astuccio sparso per tutti i banchi della scuola, della classe <ride> è stato incredibilmente divertente <ride> Vabbè, ma sono quelle piccole cose che si fanno, dai, sono quelle piccole cose che si fanno così, tantanto per divertimento. Mi ricordo anche che alle medie, mi ricordo che alle medie, avevo litigato tantissimo con una mia compagna di classe rompicoglioni. Non mi ricordo neanche perché ci avevo litigato, però avevo 12 anni, quindi non è che esattamente il motivo... Non sarà stato un motivo particolarmente intelligente a 12 anni, eh, però... Mi ricordo che a 12 anni avevo litigato tantissimo con questa mia compagna di classe rompicoglioni. Allora un giorno quando sono entrato a scuola... Ah, non sono entrato in classe, non so perché. Le ho dato un gran calcio alla cartella che gliel'ho fatta volare contro il muro, <ride> è stato incredibilmente spassoso. La sua reazione, <ride> e vabbè, 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 ma, vabbè, ma ci avevo litigato. Scusami, eh. non è che l'ho fatto a caso. cioè aveva litigato, cioè, quando si litiga, non è che si è gentili. Scusate, voglio dire, eh. Cioè, non è che l'ho fatto a mio amico, avevo litigato quindi. Se mi è stato sospeso? No, fortunatamente no, cioè fort fortunatamente non è mai successo, anche se qualche volta mh, abbiamo rischiato perché facevamo dei casini interessanti, <ride> facevamo dei casini interessanti in cling scuola, però fortunatamente no, sospeso no zio, anche perché mio padre mi avrebbe ucciso, quindi... No, non hai capito, cioè, mio padre mi avrebbe letteralmente ammazzato se mi sospendevano. Non sto scherzando, l'avrebbe fatto veramente. Cioè, io non esisterei più a quest'ora. No, no, no. Quando io andavo a scuola, la sospensione non era contemplata. Nel senso, Vanessa, no, grazie per a tiro. I nostri genitori ci picchiavano. <ride> no, per capire, cioè, i genitori miei e dei miei amici, se noi prevenivamo sospesi, ci avrebbero picchiati a sangue. Cioè, rischiavamo le botte per le note noi, figurati per la sospensione, cioè, le note, pochissime, ma sei pazzo, ma mi menavano, Dio, ma sei fuori, ma che stai scherzando? Ma se tornavo a casa con una nota che ho fatto casino, ma mio padre mi dava delle sberle, ragazzi, ma sei pazzito? Cioè, ma io mica, ma che sei fuori? De le note, le pochissime note che ho preso erano tutte note per cose irrisorie o note generiche. E io una nota, no, nota di classe, che cazzo c'entra? Nota di classe, ma io se prendevo una nota perché facevo casino, o mancavo di rispetto alla prof, a me mi menavano, zio, ma che sei fuori? Non volevo mica prendere delle sberle in faccia, ma che sei impazzito, cioè, ma no, ma neanche a morire, ma che scherzi! Caso, lo ammetto, è vero, succede. Senti, non è colpa mia che eh, hai deciso la morte, cioè, hai scelto la morte. <ride> I bei vecchi traumi. Ah, ma non sono traumi. È giusto così. Scusa, voglio dire. grazie Eh, questo li becchi. Ed anzi, sei stato pure. Io ho visto una scena, ragazzi. Ho visto una scena al colloquio, genitori insegnanti. Avevo un compagno di classe che non era un cattivo ragazzo, eh. Non, non era un Maranza, non era un cattivo ragazzo. Era un ragazzo normalissimo. Era un ragazzo tranquillo, però faceva sempre casino. Era un gran casinista. Un casinista della Madonna. E suo padre, un camionista, non aveva la panza, però era grosso. Un camionista, al colloquio, genitori insegnanti, quando è andato a parlare con il figlio. Perché era con il figlio e io ero lì, col prof d'italiano. E il prof d'italiano gli ha detto che aveva preso non so quante note perché faceva casino. Io, ragazzi, questa scena l'ho vista dal vivo. Cioè, c'è il, il padre che si gira verso il mio compagno di classe, gli dà una sberla in bocca che lo fa volare, volare, tipo a due metri di distanza. Lui torna a testa bassa dal padre, il padre, con l'altra mano, un'altra sberla dall'altra parte, l'ha fatto volare dall'altra parte. Io ero lì, ragazzi, quando l'ho vista quella scena, eh. Io, io ve lo dico, cioè. Non era, non era, cioè. Ragazzi, ci avevamo paura noi dai genitori la volta, eh. Amica, come adesso che se prendi la nota, il genitore va a menare il professore, eh. Voglio dire, sì, così no. E, infatti, sono d'accordo anch'io che è stato esagerato. Sono d'accordo anch'io. Però, raga, ti, ti veniva il cagozzo, eh. Ti veniva il cagotto raga, lo so che adesso è esagerato, lo so che è esagerato zio, lo so che è esagerato dare due pizze fortissime così al figlio, me lo sono d'accordo anch'io, però è per dire che una volta raga era così eh, una volta era così, ragazzi io ho visto, io ho visto figli presi a sberle, a coppini dai genitori, ma, ma di brutto, raga. Ne, ho visti, ne ho visti un miliardo eh, quando andavo a scuola io, porca troia! <ride> Non visti una marea e mezzo? Io, ragazzi, ho avuto. Io avevo solo il culo che ero simpatico. Io avevo il culo che ero simpatico. Quindi, bene o male. Io ne ho prese di schiaffi da mio padre. No, io schiaffi no. Ho preso de delle sberle nel coppino. Sì, un paio di sberle da mia madre. Sì, le ho prese, Fabio. Grazie per la sub, Palatino. Grazie di sub. No, però nel ah. senso, cioè. Io avevo la fortuna che ero simpatico ai professori. Era la mia unica fortuna, raga. Quindi, anche se facevo dei casini, i prof chiudevano un occhio perché facevo casino. Però alla fine ero simpatico, disponibile. Quindi. Anch'io facevo casino con un prof d'italiano. Però, bene o ma male, bene male, dai. Diceva sì, dai, un po', fa un po' di baccano. Però. <ride> Nel senso. Me la cavavo così, capito? Me la cavavo abbastanza bene, per cui. Come andavo? No, io a scuola andavo male, zio. Io a scuola andavo malissimo. Cioè, io andavo bene in matematica e in scienze. Uh, basta. <ride> io andavo bene in matematica e scienze. Io avevo degli ottimi voti in matematica. Uh, nel, nel BN io ho fatto chimica e biologia. Avevo tipo 8-9 in chimica e biologia. Avevo tipo 7-8 in matematica. Avevo tipo 8 in scienze. Ma nel resto facevo schifo. Letteratura, fisica non c'era domandavo io. Letteratura, storia, ragioneria, tecnica, inglese. Ah, io andavo di merda, raga. Cioè, andavo bene solo in quelle materie lì. Però, giustamente, come mi ha detto poi anche il mio professore d'inglese, ha detto Andrea: cioè, la scuola non è scienza e biologia. Cioè, effettivamente, aveva ragione anche lui. Perché, cioè, se la scuola fosse stata solamente scienza e biologia, sarei andato benissimo. No, la scuola aveva, aveva tanti. Ma che vantarmi, mi ha detto che vado malissimo. Vantarmi di sicuro. Fortunato che non ho. Spiegami come è passato l'anno. Facile. Sono un genio. <ride> no, non lo so, io non studiavo neanche a, a casa. Io mi ricordavo quello che dicevano in classe e lo ripetevo all'interrogazione. <ride> io non ho mai aperto un libro, ragazzi. <ride> L'ho aperto, lo aprivo una volta a settimana. <ride> io stavo attento in classe, ascoltavo quello che diceva la prof, e basta. E poi mi ricordavo la roba <ride> quando mi interrogava. <ride> Facevo così ragazzi, facevo così Ho preso di mira la tua famiglia Quindi ecco, ringraziami, ok? Oh no Due più due Per due Per due Uguale Non lo so Regà, perché mi hanno registrato a scuola? Non va bene così, cioè no, no, Non ho dato il permesso Io che dico Semplice, basta fare due per due Che fa 4, e poi più due che fa 8. Quick mouse. <ride> che poi è esattamente lo stesso ragionamento che ho fatto. ah sì, però, raga, non è che solo io facevo casino. Eh. Cioè, io c'avevo un mio amico che in un'altra un scuola. <ride> un'altra scuola. Avevo un amico che anche lui era imbecillo uguale. Cioè, questo mio amico qua cioè, aveva il professore di latino perché questo amico qua faceva lo scientifico, Xemen Momentox. Grazie, allora. grazie, 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 grazie. Momentox, grazie mille per le 10 sub giftate. Grazie mille di cuore, Palatino. Grazie mille, sei un tesoro. Grazie mille davvero. Ti do una sborrata allora. fortissima su tutta la faccia. Grazie mille, grazie mille di cuore per le 10 sub giftate. Grazie mille. Travi, grazie per gli 11, Palatino. Grazie di sub. Dicevo, c'avevo questo mio amico qua, era scientifico, che praticamente anche lui era un coglione, aveva un prof di latino, che quando parlava, tipo, si interrompeva sempre e faceva... Sì, perché la declinazione... Mm... del secondo... E faceva tipo così, no? Allora questo mio amico mi ha fatto un cartello, con tipo un, cart un, ca un cartellone con la carta con scritto LOADING, e <ride> quando il prof si incartava, lui sollevava il cartello... Loading! E' un che lui è un imbecile! Era que era, 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 que era quelle cose che... Poi <ride> io non so per quale motivo, però vabbè. Le persone a scuola quando gli tagli i capelli... Ecco, no? Il coppino no. eh, arriva. <ride> sì, 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 era una costante. Ogni volta che tagliavo i capelli, sbam! arrivavano i copini dietro. Porca troia, che fastidio, vaffanculo. Cioè, a me poco. Perché poi ti rispondevo con un pugno. Però allora. arriva, era sempre così. Tagliava i capelli che poi tutti quanti. Oh, è incredibile! Eh, ti sei tagliato i capelli! No! <ride> oh, oh! Extraordinario! Oh, mi sono tagliato i capelli! Uh -huh. <ride> incredibile, amici! <ride> cioè, te lo dicevano come se fosse un evento incredibile! Si è cioè, tagliato i capelli, oh. <ride> La scappellata, no, per favore, tu! La scappellata? Sto <ride> cratolo La scappellata? Quanto è questo? La scappellata la facevi una con le ragazze in bagno. elementari, la maestra del prescuola, grandissima infame rotta dietro, eh? decide di dire a mio padre che avevo detto una parolaccia. <ride> Lui mi chiese quale. Io non sapevo cosa avevo detto e ne ho sparata una a caso. Mi ha mollato una sberla in macchina e a casa scena di inseguimento per darmi il resto. <ride> potevi, potevi, potevi inventarlo. Sono le 200 sub. Così? A caso? Il motivo quale sarebbe? Scusami, grazie per il cibo così. No? Andrea, sborsa i miliardi! Tra l'altro, rega, Kratos, che è pelato, si sente tipo 10 volte di più. Io vi giuro, i mi ha messo of War Sono sempre i migliori, non sì, c'è niente sì. da fare. Che poi io sono sicuro. Adesso, tutte le ragazze, manco avranno capito di che cosa sto parlando. Vabbè, ma perché questo non è una cosa, le ragazze non si rasavano i capelli. Cioè, comunque, non è che le prendevi, non è che le davi a copinate le ragazze. Cioè... Ma io ve lo dico, se fosse. Intendeva le 100 sub alla fine? Eh, capito, ma le 100 sub ne mancano. Ancora, ne mancano ancora 97 però. erano 100, non 100, Ho visto persone ribaltarsi, ho detto tutto. Gli insegnanti quando provi a scrivere la verifica. Once, the, the fuck? <laughs> yeah, class, let's go ahead and make sure we're actually reading the question <laughs> before we answer. Okay? Can we please make sure we're reading? <laughs> E ti guarda no ragazzi no però non va bene ragazzi voi non leggete voi non leggete quello che c'è scritto voi rispondete senza leggere eh? per favore ti prendo la verifica guarda qui che schifo cioè voi non leggete niente cercate di stare concentrati eh? che era quasi terrificante quasi quasi quanto il dargli la verifica lui che ti guarda e ti dice hai già finito sei sicuro di aver fatto tutto bene poi guarda la verifica guarda te e ti dice "Sei sicuro che non vuoi darci un altro occhiata?" <ride> Ricontrolla. <ride> la faccia disgustata e orrendo. No, mamma mia, me la sento proprio qui, e nel cuore, raga, me lo sento nel cuore. Oddio santo, quante volte mi è successo. Voi non ne avete idea sul serio. Ma perché? Poi perché lo fanno così? Perché si avvicinano e fanno Ragazzi, mi raccomando, fate attenzione. Eh. La cosa peggiore è quando tipo andate a consegnare e la professoressa tipo lo legge, ve lo corregge e fa. Ragazzi mi raccomando non consegnate troppo in fretta, leggete bene le domande. Sì che poi ci sono anche i compagni di classe rincoglioniti che quando cerchi di aiutarli non riescono a capire il suggerimento che gli stai dando. Cioè ci sono veramente anche compagni di classe rincoglioniti che quando li provi a aiutar... Io guarda questa qua mi è rimasta impressa perché volevo alzare e dargli il banco in testa a un mio compagno che... Cioè c'era questo mio compagno che stava facendo una verifica orale di matematica alla lavagna, un'equazione era venuta sbagliata. L'errore era semplicemente che aveva trascritto un meno invece che un più a metà dell'equazione. E allora lui lì nel panico sudava la prof che gli fa, devi trovare l'errore e io ero lì che... ciao Andre, c'è una cosa che volevo chiederti da un po', eh? ho appena mm. finito il quinto superiore e anche io come te facevo abbastanza cagare sorriso mm. con goccia mm. di sudore ma amo come non so cosa la scienza la chimica e la fisica eh beh, lì non ci per sono non materie... parlare di quando ti ho conosciuto hai riacceso in me una passione incredibile, solo che a matematica sono meno di zero, eh. quindi volevo chiederti se problema. secondo te posso comunque frequentare l'università di astrofisica, grazie mille in anticipo e scusa per il messaggio lungo cuore rosso. Patatina, guarda, patatino scusami, guarda, il fatto che ti piace la scienza è un bene, il fatto che tu faccia schifo in matematica è un male, perché la fisica è matematica. Cioè, la fisica è tutta matematica. La, la fisica è matematica usata per spiegare dei concetti di vita reale. Quindi è un enorme problema, capito? Cioè, un conto è dire che non sei buono, un conto è dire che non ti sei mai applicato, quindi io non lo so. Se pensi che ti riesci ad applicare, fai fisica. Se no, fai la materia scientifica adatta a chi fa schifo in matematica, biologia. Biologia, biotecnologie, medicina. Sono le materie perfette, ingegneria no, sono le materie perfette per chi fa schifo in matematica e io ti assicuro che non so quanti biologi ho conosciuto che erano indecisi tra chimica e biologia, hanno scelto biologia perché facevano schifo in matematica, perché a chimica la matematica c'è. Quindi non, non ti salvi, la chimica, la matematica non c'è come in fisica, ma ce n'è un botto. Quindi se fai schifo in matematica, ma vuoi studiare scienze, fai biologia o biotecnologie. Lì non c'è, c'è analisi una tra le Dicevo c'era questo mio compagno di classe, che aveva sbagliato, c'era un meno invece che un più. Io, io, ero lì che, io ero lì che con la mano avanti facevo. Chi pulisce più di Sant'Iclare? <ride> Ero lì che facevo così, facevo. <ride> facevo. <ride> <ride> e lui mi guardava, lui <ride> E porca ma tu! Udrai le banche in faccia, metti il più! Stessa cosa, mamma mia. Io vi, il test di ascolto di inglese. Listening part one. Non si capisce un cazzo... Io infatti un miliardo di questi ragazzi non si capiva mai un cazzo di niente. Con quelle cuffie di merda del 1974. L'audio vattato Partiva la... Lesson number one. L'unica cosa che capivi era... Lesson number one. E l'unica cosa... Poi partiva c'era... A While I, the, the, the cat, and where did your mother come to a dish? Narrow the table. She came to the end okay. for questions one to eight, choose the best answer: A, B, or C. Okay, Va bene. Mm. on a train. <laughs> 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 Era tantissimo così. vi posso dire però dovrebbe esserci la voce un po' più scrocchiante che poi raga non so come è stato da voi ma da noi la professoressa d'inglese aveva tipo quella radio di Hello Kitty una roba del genere che si sì, direi pure bello però la qualità di quel coso oh mio dio io una volta ho fatto sorridere barra incazzare il mio prof d'inglese insultando praticamente la sua la lingua che insegnava perché io mi ero messo a parlare where are you going to find e lui fa bravo stai pronunciando bene l'inglese io prof ma lei si rende conto che gli inglesi parlano come se avessero una patata in bocca? Gli ho, de gli ho detto Lui si è messo a ridere e fa Eh però non è che devi giudicare Dica. No prof però mi scusi Cioè sembra che parlano come una patata in bocca cioè Orrendo Orrendo dio santo Non fatemi ci ripensare Non so se avete presente la canzone che fa Ai 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 amali sì? Ecco questa cosa qua Calcolate la qualità era quella sì. Oddio le menze scolastiche yeah, but, but, It's really not that bad. Ragazzi ci ho messo un attimo a capire che cos'era. Ragazzi ci ho messo un attimo a capire che cos'era questa cosa. Non l'ho capito subito. Ci ho messo un attimo a capire che è una fetta di pizza. Non l'avevo mica. Non l'avevo capito. Stavo guardando. diceva è una bracciola. Che cos'è? Ma vedo due fetta di salame. Ah no, è una fetta di pizza. Non so bene quanti anni è che sia lì, però. Non so esattamente da, da quanti mille. Cioè, è mummificata. Questa è la, la fetta, è la, 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 la pizza che ha ordinato Tutankhamon dall'Egitto. Cioè, Buonasera, senso... sono Anna. Ieri ho visto un la. Ma tra... di Andrea, ai guidatori. Ai miei tempi i pazzi al volante erano pochi, mm, ma in proporzione mm, mm. alle macchine. Vabbè, quelle è ovvio. Io ce ho la patente più. dal 1955, ah. e io che vivo a Catania, molti mi hanno tamponato da dietro. Io solo Beh, una lì, volta perché... ho causato un incidente nel 1954 durante le guide col io? foglio rosa e andai contro una camionetta io... dei militari. Avevo poca esperienza e da quel momento non ho fatto più nessun incidente. incidente L'esperienza fa molto. Assolutamente. Insegno inglese io. in un serale e siccome gli audio non li capisco manco io. Faccio vedere dei pezzi di film Andrea 1988. Ehi, hey. guarda, almeno è onesta questa cosa, Saluti, te lo dico. Capo. Mi spieghi come cavolo? È possibile che io supero fisica 1 e 2, eh? chimica e fluido dinamica, ma mi blocco di fronte alla matematica pura? Perché ti annoi. La matematica è noiosa perché i prof non ti spiegano a che cazzo serve, tutto lì il discorso. Ripar costruire un robot che spara laser è fighissimo. Costruire le chiavi inglesi, le viti e i bulloni per fare il robot è noioso, ed è proprio questo il problema. La matematica è noiosa perché non ti dà il senso di che cazzo stai facendo. L invece la fisica è divertente perché sai. Che stai facendo per un qualcosa, è, è lì la differenza, solo per quello. <ride> sarebbe la pizza. Sì, sarebbe. sembra un po' crusty. Sembra un po', sì, Crusty, il clown. Sembra un po' la crosta di un piede, ma posso dire la verità? Molto croccante, molto, ma parecchio. Eh. sincero, regà, vedendo questa pizza, penso a Remi di Ratatui, morto accanto alla pizza, giusto per dire. <ride> <ride> Neanche una mosca lo proverebbe. Ma come può essere legale dare a dei minorenni roba del genere? Io penso che sta roba qui, se arriva, cioè la cosa come si dice, quella del, la, la, non la buon costume, quella che si occupa degli oggetti, irrititi e fa chiudere eh la mensa. Mio messa. Dio, ma perché sincero, io almeno mh, ho ricordi della scuola che tipo il cibo era abbastanza buono. No. Io all'elementare, io la mensa mica la facevo più, alle medie andavo a casa. Io giusto alle inas, esatto, alle, sì, inas, cioè io giusto all'elementare avevo la mensa e non è che fosse buona. Buonissima, era appena passabile. Dalle suore all'asilo, cazzo, la mensa era buonissima, però quella era un asilo privato, quindi voglio dire, le suore cucinavano bene. Non so come con le scuole americane. Forse, questo è diverso, perché è palese è un TikTok americano. Poi, porca troia quella era suore, erano pure suore bolognese. Erano suore anziane bolognese. Quelle ti facevano della pasta al ragù che il pomeriggio, anziché fare lezioni, eri così. Eri lì che io mi ricordo. Cioè, uh, lì a 4 anni. Cazzo, uh, Mangiamo la, la, lì a 5 anni. Mangiamo la messa lì all'asilo. Guarda, troia, minchia, la messa all'asilo con le suore. Cazzo, ci cioè, faceva la pasta ragù. Che io a pomeriggio questo. Lo... <ride> Però, eh, io non ricordavo fosse così male. Allora, quando il tuo compagno di classe si riceve il cazziatone dalla professoressa, suppongo, no? Ok, momento di forte imbarazzo. Sì. <ride> Eh, vabbè, ma questo è ovvio, raga, è, è sì. inevitabile. <ride> sì, sì, quello è ovvio, quello, quello non si fa di base, quello va fatto di base. <ride> sì, lo, Quello va fatto di base. Cioè, anch'io lo facevo sempre, ogni volta che la prof parlava al mio compagno di classe, mi verso il mio compagno di classe e gli facevo... <ride> Quello di base, proprio, bisogna farlo per riuscire a farlo ridere. Che poi la prossima casa fa: Cosa ridi? Cosa ridi? E Voi che cercate con tutte le forze <ride> di non ridere. Io, regà, non ce la faccio. Per me è troppo forte. Cioè, ve lo dico. Io non riesco a non ridere quando. No, io ce la facevo. Perché poi lo facevo da capelli stronzi. Però. Cose. In me di sette anni che sta per dire a mia mamma che il poster okay. per il progetto era per domani. <ride> Here we go again. no. Mai fatto, vaffanculo, prendo la cazziata. Vaffanculo, mai oh, no! fatto. Nooo! Non ho mai svegliato mia madre di sera per dirgli sta cosa perché mi avrebbe riempito di sberle. Quindi io piuttosto mi prendevo il cazzatore a scuola e vaffanculo. Mamma mia! E poi i genitori che quando si svegliano fanno tipo. <susurre> hai detto <ride> perché tutti i genitori si svegliano così tra l'altro raga ditemi che non sono soltanto i miei <ride> sapete quante notti in bianco ho passato io per colpa di questa cosa mamma mia non fatemene parlare mio dio io che metto in imbarazzo mio figlio È di 12 idea. anni mentre lo lascio a scuola no episodio 5 eh aspetta 4 anni fa ero quasi disoccupato Ma poi, grazie a Conte, ho finalmente percepito il reddito e ho potuto vivere una vita dignitosa all'insegna della prosperità economica. Ma poi l'oscurità scese su questo paese. Un'ondata di destra ha preso il sopravvento e al governo fu messa una donna spietata, giovane rampolla di una famiglia benestante con idee conservatori, che ci ha portato via il nostro benessere. <ride> e adesso, nella notte... <ride> Steven, grazie per il 18. Stavo facendo per vendetta, però con la Meloni, che era il cancelliere Sattler, I hope you have a great day. Ashton, don't forget how much I love you. I've loved you since the day I pushed you out of my hoo! Oddio, oh, bellissimo! Devo farlo da genitore, devo farlo tantissimo da genitore. Santo, no, questo è esagerato. Love you, baby. Ma... Non lo farlo assolutamente, la genitore. Madonna, no. Questo è un esempio di genitore che non dovrebbe avere figli. Che allora io non lo so. No, no, no. Come lo? È perfetto, assolutamente perfetto. Io lo dovevo farlo anch'io. No, perché ora come ora, se mia madre facesse una cosa del genere, ne andrei fiero. Cioè, sul serio, 100% Però magari il me di 12 anni Non lo so se l'avrebbe apprezzato Rega, io ve lo dico, col tempo Fidatevi, queste cose iniziate ad apprezzarle Sono stupende in... Sì, perché poi crescete e diventate voi deficienti Cioè, questo è il punto C'è quel momento di transizione Esiste per tutti quel momento di transizione In cui quando sei ragazzino dici E crinche Poi quando cresci Arriva un momento di transizione In cui sei tu che le fai Perché le trovi divertentissime Quindi c'è quel momento in cui Inverti la situazione completamente Iniziate ad apprezzare molto di più l'umorismo. Del cavolo dei vostri genitori. Magari. Perché cresciamo noi e diventiamo più simili ai nostri genitori e questo è il problema. Avrei evitato eh, tutto il concetto della huha o come la vuoi chiamare? Eh, dolce signora. Però oltre a quello, eh, ok, va bene? Non lo so. Più che altro, che cavolo hai portato un megafono con te? L'altro giorno, giorno, mio padre mi ha fatto un sacco ridere. Non era quasi mai successo che mio padre dicesse una cosa che mi facesse un sacco ridere. L'altro giorno mi ha fatto un sacco ridere. Non so perché mio, mio padre stava parlando della dieta e diceva: Mi raccomando, eh, per fare la dieta devi fare. Anche movimento fisico, devi fare esercizio, perché fare la dieta senza fare esercizio è un po' come trombare senza pisello. <ride> Ho, detto, ma che cazzo? Ho detto: ma che cazzo, che cazzo di parallelismo? Che <ride> cazzo, ma che vuol dire? Però il, senso, però il senso, era chiaro, voglio dire, alla fine il, il senso poi era chiaro, comunque, cioè il, il, discorso, il discorso, funzionava a modo suo funzionava. Te, ma no, papà, che mamma! Eh, non è normale sta persona. Ho dimenticato di disattivare il mio cambio della voce. Adesso dovrò disiscrivermi. Allora, la mamma non deve parlarti mai per nessuna ragione di peni, mai. Cioè, non deve neanche spiegarti che lei è nata attraverso un rapporto sessuale con tuo padre. No, no, tu devi continuare a vivere nell'illusione che tua madre ti ha fatto per partenogenesi. Sei nato, sei nato attraverso una concezione miracolosa e lei ti ha buttato fuori senza che nessuno abbia mai, diciamo, tu, nemmeno sfiorato tua madre. Questa è la base. Cioè, non, la madre non ti deve mai parlare per nessuna ragione di Pedi fermi dalla scuola dopo questa cosa okay, any I go on from here? ma che cazzo è questa roba che sto vedendo sopra okay. really well. <laughs> questo è come gli alieni comunicano con noi <laughs> Bellissimo Dio santo <ride> Io che vado a scuola con due ore di sonno Disidratato Un vestito che ho trovato sul fondo del mio armadio E senza aver mangiato una cosa. <ride> Questo ero io per tutto il liceo. raga. ma poi... no, più che altro io andavo a scuola che puzzavo di base. Perché io la doccia non me la facevo la mattina, me la facevo la sera. Però io la notte sudavo. Quindi andavo a scuola che già puzzavo di cavallo di base. Non avevo voglia di svegliarmi. Perché io mi svegliavo tipo alla fantozzi. Regolavo la sveglia in modo da essere perfettamente puntuale. Con pochissimi secondi di scarto per dormire il più a lungo possibile. Tra l'altro, mangiando roba di merda, disidratato con fermo Con un sonno incredibile. Poi verso fine giornata che ti dicono che ti vedono un po' pallido e tu dici No, 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 tutto a posto E tu in realtà per tutto il giorno avrai mangiato forse un ringo Una roba del genere Poi dinner Io che faccio il compito in classe Io, sai come fare questo? Il ragazzo intelligente, no Io che so che sta, che sta mentendo, è vero! Quanto cavolo è vera questa cosa? Quel cavolo di infame che poi, tra l'altro. Ci sono quelli che gli chiedevi suggerimento e ti dicevano: No, la prossima volta lo studi te. Non è che io studio per tutti quanti, eh. C'erano quelli che facevano così. C'erano quelli che facevano così. Anche se più delle volte cercavi di copiare senza farti vedere. Tipo, ti mettevi lì e lì che. Mmm. Cominciavi a pensare e poi guardavi i compagni di casa, Piago. Guardavi la prova, eh. Al <ride> <prende il> voti. <massimo ride> che poi ammetto che quando sono io a conoscere la risposta non la dico, ovvio. <ride> però, però. Lo devi dire a me, no? Diciamo che più un eh, ci si aiuta a vicenda in base alla persona, ok? Eh, purtroppo è la pura verità. Lo sapete anche voi, raga non dovete mentire, lo sapete. Vabbè, dovrei far copiare se rischio di essere scoperta. Guarda, che di solito non puniscono chi fa copiare, di solito puniscono chi copia, eh? Cioè, di solito quindi. È benissimo che è così la vita. Quando il preside riesce a sentire dalla vostra classe far casino, fin dall'aula dei professori. Vediamo, ah, tanto, tanto anche se copi, se stai sulle palle, zio ti darà un voto basso. La prof, cioè, nel senso, funziona così a scuola. A scuola, funziona. A scuola, se, se un tizio ha sempre preso buoni voti e sta simpatica la prof, se fa la verifica perfetta, prende 9. Se la fai tu, che sei sempre, se sempre andato di merda e la prof ti stai sulle palle, la prof prenderai 5. È sempre così, ragazzi, è sempre così. Voi non avete idea di quante volte io ho visto miei compagni di classe che si copiavano pari pari. La verifica perfettamente. Uno prendeva 8, l'altro prendeva 6 e mezzo. Cioè, ragazzi, è, è così, ragazzi, è così che funziona. Oh, uh, excuse me! I can hear you guys all the way from the teacher's lounge Where's Miss Applebottom? Where's your teacher? You don't know. So she just left the classroom unattended. A parte il fatto che cos'è sto rumore? A me il preside pochissime... Ma tra il mio preside era pelato. Assomigliava anche un po' al preside del collegio, effettivamente, il mio preside delle superiori. Ora che ci penso... Ora che ci penso... Effettivamente ci assomigliavano anche. Però le poche volte che entravi il preside, noi tutti zitti immobili. Col preside zitti col preside cioè come se fosse entrato Stalin, quando entrava il preside in classe, zitti, immobili, fermi, tutti in piedi, signor sì signore, cioè era così che funzionava, con la prof fai il cazzone, con la prof è anche fare il cazzone, dai, col preside no, se entra il preside in piedi in riga, Ah, i walkie talkie del coso! Ma che cavolo stai dicendo? Che è una roba americana! Beh, Comunque, ragazzi, vi posso dire una cosa? Questa camminata perché è così dannatamente vera? Sì, perché camminano di merda! <ride> perché camminano di merda! Ve <ride> Me lo posso dire che ho effettivamente visto dei professori camminare in questo modo! Sì, perché camminano di merda tutti <ride> sbilenchi! <ride> Anche se da noi era tipo Aprono la porta ed è oh! Ed era questo il trattamento che ci davano Quindi non lo so È una via di mezzo Dipende da chi ti capita secondo me Tra l'altro la cosa più bella è che sapevate Che dopo questa cosa sarebbe arrivato il vostro professore Incazzatissimo Perché il preside l'ha cazziato Mega arrabbiato Perché si è beccato la sgridata dal preside Bellissimo Quella volta che il tecnico scolastico della nostra scuola Mi stava guardando attraverso il computer Dall'altra parte della scuola E lo ha fatto parlare con una voce Spaventosa che disagio. <ride> la faccia che ha fatto, però non si può vedere. Regà, <ride> lo so che qua dovrei essere tipo: Oh no, ma questa cosa non dovrebbe essere legale. Ma mi fa troppo ridere la faccia. Che è rimasto traumatizzata Guarda la faccia modificata. <ride> <ride> tutto spaventato e chiama la professoressa con la... <ride> Noi con il vecchio preside Che era di Catania eh? Tutto in riga e in silenzio Vabbè, certo. Con il preside nuovo Essendo che è alto un metro e un tappo E non si veste bene come dovrebbe le prime volte non lo cagavamo con eh, i professori perché sembrava un video. Eh, L'apparenza è importante in quei lavori. lì Grazie per il circuiti, Tina. Grazie per il alchimista. L'apparenza è importante. L'apparenza serve in certi lavori. Non ho capito. C'è cioè, lei che faceva la coglione al computer e il tecnico del computer, tipo, gli è entrato e gli ha fatto la voce buffa. Sì, esatto. Questa è la mia onesta reazione. Oh. Vedi, raga, questo sono io quando faccio uno spacchettamento e mi esce la leggendaria. Stessa identica cosa.

chi, chi cazzo ha mai preso in considerazione i supplenti? Chi cazzo li ha mai. <ride> chi cazzo li ha mai degnati di uno sguardo? <ride> e se so, noi quando arrivava il supplente, cioè, giocavamo a briscola. <ride> C'avevano cioè, veramente le carte da briscola, tra l'altro. Ogni tanto col supplente tiravamo fuori le carte e giocavamo a briscola. Cioè, nel senso, che cazzo. Mamma mia, riga, cosa mi avete fatto tornare in mente. La dittatura che si creava in classe quando si scrivevano i nomi sulla lavagna. No, io avevo il mio prof di letteratura e storia che aveva l'agenda, la, il diario. Aveva il diario dove segnava i nomi di chi faceva casino. E se eri in cima alla lista, ti interrogava per primo. Con con, con gli approfondimenti. Lui c'aveva la Gentina che... C'aveva la Gentina... Inter prima interrogato con approfondimenti. Ma c'è proprio... C'era proprio la Gentina. Però, poverto, in quel prof facevamo un bordello, madonna mia. Quel prof, poverto facevamo un casino. No, ma poverto aveva ragione. Facevamo un casino con quel professore. Ogni volta era un bordello della Madonna. Mio Dio, regà, Io ho avuto dei momenti in cui c'era la gente pronta a vendere l'anima affinché io non scrivessi il loro nome sulla lavagna. E sapete che c'è... Lo scrivevo lo stesso. Ma noi, noi non è più. Mi dispiace, ragazzi. Ma noi. sarei un dittatore cattivo. Ok, Ho deciso? Basta. <ride> no, non è vero, dai, non ero così tanto cattivo. Io in realtà, raga, ero il ragazzo infame che faceva la guerra psicologica e scriveva il nome di tutti. E appena ritornava il prof, mezzo secondo prima cancellavo tutti i nomi. lo so, regà, questa è infamissima, ma una <ride> gente, sono una pessima persona. Quando i miei amici eh, intelligenti cercano di hyparmi per il fatto che ho preso un 54% nel test, quando loro hanno preso un 98%. <ride> No! Oh, che tu... Ah sì perché funziona così Se uno prende un voto di merda Cerchi anche di consolarlo Noi lo prendevamo per il culo Scusa com'è possibile sta cosa Non, non lo sapevo neanche cioè... Ah sì Noi quando uno prendeva un voto di merda Lo guardavamo e gli facevamo Hai preso tre coglione cioè, Noi non abbiamo mai consolato Chi andava di merda Da noi una volta era arrivato il supplente Una professoressa di letteratura eh? Che era arrivata in classe Pretendendo di spiegare in una classe dell'aeronautica. Eh? Dove le materie letterarie venivano screditate persino dai professori <ride> Vabbè, di corsi. quello è un classico. Grazie per il Tortilla, grazie per la samba, Tino, grazie mille. Que quello è un classico. Quello, eh, anche a chimica c'è la divisione tra professori che fanno chimica organica, quindi che si occupano di reazioni, su reazioni, su reazioni di molecole, e professori che fanno chimica, però chimica proiettata sulla matematica, quindi studiare a livello matematico le molecole. Anche lì c'è discriminazione, ve lo, ve lo dico. Io facevo un prof di chimica organica all'università che ogni volta che facevo una lezione faceva. C'è la spiegazione matematica per questa reazione, ma a noi non frega niente. Io <ride> non li che. <ride> Ma sono d'accordissimo, prof. Che cazzo ce ne frega. La reazione è così, funziona. Cazzo, ce ne frega di sapere il, il motivo matematico. Andiamo avanti, andiamo oltre. Che cazzo ce ne sbatte? Oh, che dolore, questo sono io. Oddio oh, Santo, se sono io. Quando ti dicono dai che non va tanto male, e tu con tutta la tua spilza di due. Già. <ride> questo ero io a fisica, Regà ve lo giuro, era impossibile. Eh, fisica, fisica, non educazione fisica. Immagino. Insomma manco io come ho fatto a passarla, però sapete che c'è. Non, non mi va manco di pensarci. È un bene che è passato ormai. Gente in classe. Eh? Che ha fa... fatto? Ma sta uscendo dalla classe con la profess... Per quale motivo avete Angela Merkel nel coso come A parte perché scappa. cavolo Perché è scappato? Angela, si non perché so. è scappato? <ride> ma non se ne accorta! E eh, vabbè, raga, eh, che devo dire? È successo quel che doveva accadere, è successo, lui è scappato. Sì, è un problema, però, perché... Oh, questo è quando non siete preparati per la verifica. Scomparite nel duro. Eh vabbè, ma ho capito, ma... Questa persona è scomparsa proprio come le mie outro. Che, sì, però non è, non è il massimo, anche perché...